È vero che c'è un ampio sommerso ancora di violenza contro le donne che non è riconosciuta come tale e che non emerge come tale, violenza fisica. Non sto parlando di tutto. Quando si parla di violenza maschile contro le donne, adesso anche nei documenti internazionali c'è, non c'è solo la violenza fisica, c'è anche la violenza economica, la violenza psicologica e così via e così via. Però se noi ci limitiamo, tra virgolette, alla violenza fisica, che comprende naturalmente anche la violenza sessuale, beh, allora noi sappiamo che c'è ancora un ampio sommerso. E devo dire che da questo punto di vista in Italia ne sappiamo meno che in altri paesi, perché il movimento politico delle donne si è mosso relativamente in ritardo rispetto alla questione della violenza, per esempio, intrafamiliare o tra partner. E ancora adesso, se noi andiamo a vedere che cosa si dice nei giornali, nei mass media, quando una donna viene ammazzata da un uomo, e di solito le donne vengono ammazzate dai loro uomini, da uomini che noi conosciuti, vengono ammazzate e stuprate, non da sconosciuti scuri di pelle agli angoli delle strade, ma dal marito, ex marito, fidanzato e così via. Quindi, queste sono le statistiche. Quando succede una cosa di questo genere, noi troviamo nei titoli donna ammazzata per gelosia, per troppo amore, per passione, eccetera. Altre invece, diciamo, ormai le studiose parlano di femicidio, mettendo in rilievo come vi è una strage di donne, una strage più o meno sconosciuta, più o meno nascosta. Allora, la questione è: adesso che le donne tollerano di meno e denunciano di più, quindi dobbiamo dire la violenza maschile contro le donne è cresciuta semplicemente perché le donne la sopportano di meno e la denunciano di più, o è invece proprio cresciuta, aumentata? E io, diciamo, la mia ipotesi è che probabilmente sono vere tutte le cose, che da un lato le donne tollerano di meno, denunciano di più, specialmente quando la violenza cosiddetta domestica e intrafamiliare comincia a toccare i loro figli, non la sentono più come qualche cosa di, appunto, di dovuto, di accettabile, perché è il marito che comanda, è l'uomo che comanda in casa. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che dal nostro codice penale non è molto tempo fa che è scomparso quell'articolo di legge che puniva l'abuso dei mezzi di correzione nei confronti delle mogli e dei figli, che voleva dire che se era punito l'abuso dei mezzi di correzione, invece i mezzi di correzione erano assolutamente legittimi. E noi veniamo, diciamo, da una situazione culturale, politica, sociale, giuridica di questo genere. Poi c'è però un altro dato che mi colpisce. Noi chiaramente per quello che riguarda la maggior parte dei reati, tra cui quello della violenza intrafamiliare, c'è un ampio numero, quello che si chiama in genere una cifra oscura, un numero oscuro, cioè quello che non viene a ribalta, non viene denunciato, di cui le statistiche non possono dar conto. Per gli omicidi però si sa, per gli omicidi quelli invece vanno fuori, non si possono nascondere. E allora noi vediamo che, per esempio, in Italia quest'anno sono già 130 le donne ammazzate dai compagni, ex compagni. E dov'è che sono ammazzate? Se andiamo a vedere, è veramente interessante, perché sono ammazzate molto più al nord che al sud. E allora, questo a me fa venire, non soltanto a me, ovviamente, un'ipotesi di questo genere. Non sarà che è proprio la crisi della mascolinità tradizionale, dell'identità maschile tradizionale, che le donne hanno messo in crisi questi ultimi 30 anni, che, come dire, produce un di più di violenza esplicita, laddove molti maschi, noi sappiamo, non hanno elaborato queste nuove libertà femminili, la nuova soggettività femminile che gli si presenta di fronte. È possibile che la crisi di questa identità tradizionale, a cui non è stata data una risposta, diciamo, interna, a partire dagli uomini, non tutti, diciamo, si sono rimessi in discussione, molti non si sono rimessi in discussione,
questa è probabilmente può spiegare il di più di violenza maschile, per esempio al nord rispetto al sud, perché al nord si può pensare è più evidente questa, sì, diciamo, esplodere della libertà femminile.